Io voglio che venga fatta giustizia, che queste persone si rendano conto di quante persone sono morte all'interno della struttura. E non sono morti di morte naturale, come fanno credere, ma sono morte legate a questo momento. La figlia di questi due signori che vedete nel cartellone, morti il 14 di aprile lui, il 30 di aprile lei, presso l'RSA Chiabrera 34. Erano entrati nell'RSA il 2 di dicembre, tutto andava bene fin quando il 2 marzo chiuse le porte, non si poteva più entrare, non ho più visto i miei genitori. Il papà li vedevo poi su Skype quando c'è stata la possibilità di vederli e da lì mi sono resa conto quella che era la situazione. La mamma a letto, disidratata, con l'ossigeno, il papà a stegno. Il papà nel giro di 3 giorni, da quando l'ultima volta che l'ho visto in quelle condizioni è morto. Avevo chiesto spiegazioni al direttore dell'RSA che cosa stava succedendo, se potevo in qualche modo avere un contatto con il papà almeno, visto che lui era ancora in carrozzina, per capire come mai era così, se nel vedere la mamma che stava così male, ma non c'è stata la possibilità. Dopo 2 giorni il papà è morto. Io sono Michela Esposito, questo è mio papà. È mancato di Covid il 12 di aprile, era a Chiabrera 34, l'ho messo il 21 di febbraio semplicemente perché non riusciva più a camminare. Lui era lucido e orientato, mi hanno detto un sacco di bugie, a marzo stava già malissimo, gli ho chiesto di fare il tampone, non l'hanno mai fatto, mi hanno detto che mio papà era depresso, quindi non mangiava perché era depresso, me l'hanno portato alle Molinette il 9 di aprile, io lavoro lì come OS, era dimagrito tantissimo e mi ha riconosciuto, era positivo, mi hanno detto un sacco di bugie, tantissime bugie. Siamo Costa, Luca e Claudio, figli di Rizzo Rita, che è venuta a mancare il 16 di aprile a Carmagnola, era ospite della residenza Anni Azzurri da 1 anno e 3 mesi e ha contratto il Covid all'interno della residenza malgrado fosse perfettamente in salute. Probabilmente a causa della febbre contratta all'interno della struttura è caduta, è stata portata in ospedale, solo in quel momento è stato diagnosticato il Covid, ha lottato per un paio di settimane, avevamo la speranza che ce la facesse, poi purtroppo è venuta a mancare. Mia madre era 8 mesi in questa struttura, mia madre aveva la patologia dell'Alzheimer, mia madre era una persona che andavamo noi tutte le sere figlie a dargli da mangiare perché lei era molto lenta nel mangiare, ci metteva un'ora e un quarto. Io mi domando solo di una cosa. Mia madre l'ha messo morta per sospetto Covid, mai fatto un tampone, aveva i sintomi del Covid. Io voglio capire, con 30 ossi in mutua in questa struttura, chi ha potuto stare dietro a mia madre un'ora a dargli da mangiare. È impossibile, non voglio dare la colpa a nessuno, voglio solo che chi ha sbagliato paghi. Voglio giustizia, vogliamo giustizia per nostra madre. Sono Marilena Bauducco, sono la figlia di una deceduta il 30 marzo nella casa di riposo San Giuseppe di Grugliasco. E voglio dire soltanto di fare molta attenzione quando si scelgono questo tipo di strutture, perché noi non siamo mai stati avvisati che ci fosse il Covid all'interno. Io telefonavo ma le risposte erano evasive e si parlava di tutto bene. Quindi la fiducia che noi abbiamo accreditato è stata tradita dal momento in cui un vicino vede un via vai di carri funebri andare e venire, quindi fa un esposto e di lì è scoppiato il caso. E quindi il fatto che ci abbiano mentito, la distanza dai genitori, la mancata fiducia, il senso di colpa che può nascere è stato veramente una cosa che non auguro a nessuno. Infatti per onorare la morte di mia mamma l'unica cosa è pensare che non succeda più a nessuno quello che è successo a lei e a noi tutti.